Benvenuti, in questo video vedremo le novità della versione 13.6 di Filmora. Negli ultimi mesi Filmora ha avuto moltissimi aggiornamenti che hanno introdotto un gran numero di nuovi strumenti e funzionalità. Con la versione 13.6 abbiamo un ulteriore gruppo di nuove funzioni e ottimizzazioni molto interessanti. Tra le novità della versione 13.6, una delle più importanti è la nuova funzione di cancellazione degli elementi all'interno di un'immagine. È infatti possibile all'interno dei nostri video e delle nostre clip attivare la nuova funzione rimozione oggetti AI, che tramite l'intelligenza artificiale ci permette di selezionare una porzione, un oggetto o un elemento indesiderato che verrà automaticamente riconosciuto nei suoi contorni, quindi la selezione verrà fatta in automatico e poi potremo decidere di far partire il processo di rimozione che dopo aver effettuato l'elaborazione, la cui lunghezza può variare a seconda ovviamente del tipo di oggetto e della lunghezza del video stesso che stiamo editando, avremo come risultato una versione del nostro video con l'oggetto eliminato e la porzione di video che è stata per così dire rimossa verrà riempita con del materiale che sia coerente con la scena che stiamo editando. Recentemente sono stati introdotti gli strumenti di modifica della voce con degli effetti dedicati che possiamo trovare all'interno delle impostazioni della clip, audio, modificatore vocale. All'interno delle varie categorie sono stati introdotti ulteriori preset da poter utilizzare per modificare la propria voce. Ciao a tutti! Vista la situazione che si è creata ora in Italia, di questo strumento abbiamo già fatto un video tutorial che potete trovare sul nostro canale. Una funzione molto interessante che è stata aggiunta nella versione 13.6 di Filmora è la ricerca smart. Infatti, se andiamo nei file multimediali, vicino alla barra di ricerca possiamo trovare una tendina che ci mostra la possibilità di scegliere fra la ricerca predefinita, che cercherà appunto i nomi dei file che andremo a digitare, oppure la ricerca smart. Questa modalità utilizza l'intelligenza artificiale per raggruppare le riprese e filtrarle in base a ricerche specifiche. Per esempio, possiamo cercare degli oggetti, degli animali o delle persone e vediamo infatti che cliccando sulla barra di ricerca abbiamo la possibilità di scegliere tra diversi volti che sono quelli che sono stati individuati all'interno delle varie clip. E quindi vedremo le clip che contengono fondamentalmente la stessa persona, accelerando molto il processo di ricerca. Non solo, perché se ad esempio noi scriviamo qualcosa come gatto, ecco che ci vengono presentate le clip che hanno all'interno un gatto, comunque è stato individuato quel tipo di animale. Possiamo fare delle altre prove e vediamo che le clip effettivamente vengono trovate. Non solo questo, perché se abbiamo delle clip con dell'audio, quindi del parlato, possiamo cercare direttamente anche una parola o un argomento che sappiamo essere stato citato almeno una volta. Per esempio, io provo a scrivere la parola situazione che so essere stata registrata all'interno di un video e infatti ci viene proposto direttamente il video corretto con la parola sottolineata e la frase all'interno della quale si trova. Quindi uno strumento veramente molto utile per accelerare il lavoro di organizzazione e di ricerca di una clip anche quando abbiamo un archivio molto elevato e dei progetti con tantissime clip diverse. Sempre nell'ottica dell'organizzazione, nella categoria testo abbiamo la possibilità di andare su una nuova sezione che si chiama sottotitoli AI. All'interno di questa sezione troviamo direttamente tutti quei testi che sono stati generati tramite gli strumenti di intelligenza artificiale, o quelli del riconoscimento vocale oppure quelli della traduzione. Infine, un'altra funzione interessante è quella relativa al supporto delle sequenze di immagini. Infatti da adesso è possibile importare ed esportare anche sequenze di immagini. Su questo tema faremo un tutorial apposito perché le sequenze di immagini sono molto importanti quando si lavora anche a livello professionale con determinati tipi di grafiche che vengono proprio gestite non come video ma come immagini in sequenza, e quindi molto importante avere la possibilità di importare questi file che sono di fatto tante immagini che però devono essere importate come se fossero un file video, proprio perché sono un formato diverso con cui esportare dei filmati e delle grafiche per una corretta elaborazione. Abbiamo quindi visto le principali novità dell'ultima versione di Filmora 13.6, approfondiremo alcuni di questi argomenti in video specifici successivi. Come al solito fatemi sapere se il video vi è stato utile e noi ci vediamo al prossimo tutorial.